Pochi giorni all'apertura del calciomercato, dal 3 al 31 gennaio ci sarà la possibilità per i club professionistici di intervenire e riparare le lacune presenti nell'organico per mandare via gli esuberi e gli scontenti. Parentesi attesa anche in Casa Pescara, visto che il girone d'andata ha evidenziato oramai da settimane i reparti dove intervenire con maggiore incisività e ha messo in chiaro anche quali sono i giocatori che non ne rientrano più nei piani. Guido Marilungo e Cristian Galano hanno la valigia pronta e nelle ultime settimane hanno lavorato a parte e non sono stati mai convocati, anche quando in buone condizioni. Se Marilungo era arrivato in prestito dalla Ternana nell'affare Sorensen e il suo futuro passa anche per le valutazioni del club umbro, Galano è a 6 mesi dalla scadenza naturale del contratto. Nella prima parte di questa stagione non ha mai digerito il fatto di essere rimasto. Il rapporto con Auteri non è stato semplice e le prestazioni in campo ne hanno risentito. Sul Robben delle Puglie da tempo c'è l'Avellino, società nella quale ritroverebbe gli ex compagni in bianco-azzurro Maniero e Scognamiglio. Nell'operazione con gli Irpini potrebbe rientrare il centrocampista Salvatore Aloi, che come Galano ha il contratto in scadenza al prossimo giugno. Sempre nel folto reparto offensivo si lavora per trovare una sistemazione a Miloš Bošić, che non ha trovato molto spazio anche perché le sue caratteristiche non si sposano bene col lavoro che Auteri chiede agli esterni. Meno pressante è l'uscita di De Marchi, sul quale il Pescara crede ancora, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per calciatore e società. Smaltite le partenze si potrebbe pensare ad un innesto. Sul centrocampo si concentrano le maggiori attenzioni del presidente Sebastiani del DS Matteassi. Valdifiori non rientra nei piani ma è difficile cederlo. Sanogo prossimo alla partenza, Rizzo è un altro sacrificabile. I dirigenti del Delfino puntano ad un paio di innesti. Oltre ad Aloi continua ad essere attuale il nome di Carlo De Risio del Bari, ma oltre a scogli di natura economica c'è un'altra questione. De Risio è fuori lista e non ha mai giocato, dunque in caso di arrivo non sarà subito nella sua piena efficienza fisica. Meno problemi al momento ci sono in difesa, dove il solo Frascatore potrebbe essere in uscita e in quel caso bisognerebbe rimpiazzarlo. Valutazioni andranno fatte sui portieri. Il rientro di Di Gennaro creerà una insperata abbondanza. In rosa ci sono anche Sorrentino, Jacobucci e Radaelli, che porterà a qualche scelta strategica, forse negli ultimi giorni di mercato.